Bentornati alla condivisione settimanale della parola di Dio della domenica. Nel Vangelo della 19ª domenica del tempo ordinario è descritto un momento in cui i discepoli, ritrovandosi su una barca, sono sorpresi dalla tempesta. E poi un momento finale in cui vedono Gesù che cammina sulle acque e si rasserenano. E Pietro chiede a Gesù di poterlo seguire, di poter camminare anche lui sulle acque. Ma in quel momento dubita. Quando inizia a muoversi, a camminare sulle acque, sono due scene che descrivono una situazione in cui ciascuno di noi si può trovare. La situazione in cui tra noi e Gesù c'è la tempesta, c'è il momento in cui ci sentiamo confusi, il momento del dubbio. E in queste circostanze, in cui anche gli apostoli si sono trovati. Possiamo avere timore, possiamo avere paura, però il Signore ci insegna che non dobbiamo desistere, ma che dobbiamo semplicemente fare quello che fanno i discepoli quando cominciano a trovarsi nella tempesta, guardare verso Cristo, anche se ti senti incerto, anche se senti che vivi il dubbio, anche se senti che un momento in cui non riesci a pregare, a sentire la Santissima Trinità che è vicino a te, non fermarti, ma continua a guardare verso Cristo. Il Signore, come è accaduto ai discepoli, ti aiuterà a superare quel momento di tempesta, ti aiuterà a superare, come è accaduto a Pietro, il momento del dubbio. E superata quella circostanza, verrà il momento della pace, della quiete, perché così accade nel cammino della fede. Ci sono momenti di incertezza, momenti di difficoltà e momenti nei quali, grazie alla misericordia della Santissima Trinità, alla misericordia del Padre, noi viviamo il momento della serenità, della pace, della grazia. Sia lodato Gesù Cristo.